Ciao trio, Michele da Torino. Ciao. Noi a Natale da sempre facciamo la gara di chi mangia più agnolotti, ma se non mangi tutte le portate al pranzo di Natale non vale. Vittoria tipo 140 agnolotti. Ah, ok. 140? Cioè, però attenzione, cioè, perché sia valido devi arrivare poi a fine pranzo, ho capito? Cioè, no, nel senso, 140 agnolotti. Sì, ma 140, ragazzi, è una roba da Bud Spencer. Ma poi stai male, ma perché? Cioè, le tradizioni sono belle. Cioè, è tradizione. Ho vinto! E anche nel famoso Giro della Morte di Paolo Belli, vi ricordate? Quando Giro la sua mamma faceva. Giro della Morte di Paolo Belli, verissimo. Ancora, vai. Usanza da ormai 20 anni, se non di più, è giocare la sera della vigilia di Natale a poker con sottofondo una poltrona per due, che è obbligatorio quella. No, il 24 si vede una poltrona per due in religioso silenzio e da solo, perché piace solo a me. Perché tu riesci a avere il religioso silenzio? Certo, certo. Ma neanche con le cuffie riesco ormai. Grandi, sono grandi. Mia moglie sempre vede Serendipity. Ecco una cosa che è molto carina, ambientato a New York. E mamma ha perso l'aereo. Io ho perso l'aereo. È vero, c'è il film quello delle 24-25. E scusate, Natale a casa di Jay, nessuno? L'ho detto Lorebbi. Sì, sì, qualche ascoltatore. Qualche ascoltatore lo segnala. Hanno il DVD. Vai, Previ. Allora, Pamela, mamma. Ecco, questa è una roba che a me manda in matti. Pamela e Emanuela, tutte e due. Che bello. Aprire regali di Natale una alla volta e tutti che guardano. E Pamela e Emanuela dice: bellissimo, con tanto di commenti anche. Sì, certo. Che rottura di coglioni. Io pure sono per la... Mia moglie pure vorrebbe fare così. Io sono per la torsita. Proprio per la... Devo dire, bello, ma lo guardo. E poi, ma come, già finito. Se fai un regalo di melma in quel casino, passa inosservato. Ah, questo che è? No, quest'altro. No, perché c'è il giudizio di chi l'ha fatto, di chi lo riceve, di chi lo guarda. Cioè, è un disastro. Un giorno abbiamo visto gli zampognari del Molise. Che belli! Non è Natale senza lo zampognaro del Molise. Mio fratello super appassionato di etnomusicologia, proprio ha studiato, eccetera, eccetera. Ne ha fermato uno, entusiasta, era bengalese. Bengalese del Molise, grazie. Zampogne del Bengala. Anche a Campobasso. Dal Bengala, le tigri e le zampogne. Pensa che a Campobasso io ho visto cantare Anada Banga, che sono la cornamusa. Cioè, Pietro dice: la partita di calcio 7, 2 ore e mezza in media. Alla vigilia viene chiesto prima o dopo pranzo, dice no, prima meglio, però dopo potrebbe essere una cosa che funziona. Guarda, ti fai male prima delle vacanze, poi stai tutto il tempo in vacanze rotto. Mia madre si ostina a fare il panettone artigianale in casa e tutti gli anni esce rigido e immangiabile, ribattezzato il palettone. Il palettone. siete dei dilettanti, io preparo il pancettone, che è il panettone con la pancetta al posto dei canditi. Se Danilo da Fiumicino, però il pancettone è bello. Da noi c'è il tronco di Natale, contiene 12 uova e 750 grammi di burro. Quanto? Mamma mia, è un'arteria ostruita. Ma è legale? Chi la produce? La colesterolo SPA? Chi è? Madonna. Da noi non è Natale senza la parmigiana di melanzana di nonna, che tra l'altro viene servita come contorno al secondo, come se fosse verdura. Vabbè, verdura. La verdura c'è. È melanzana. Ma come? Questa è bellissima. Ma questa è un'idea che potrebbe prendere. È una bella idea, la melanzana. Allora, a casa nostra non è Natale se non si fa il brindisi col maresciallo. Il brindisi che è una tradizione molto particolare. Allora, funziona così. Sì. Mio zio e mio padre, torso nudo, vanno in giardino, si picchiano, fanno una specie di lotta di greco-romano, e non è Natale se non finisce qualcuno in questura, da cui il brindisi col maresciallo. Perché il maresciallo li divide anche quest'anno. Augura. Tradizione invece di chiamate Roma 3131, e anche per farci perdonare l'orribile mossa di Patrizio Mattei di ieri per il Wamageddon, è stato lui, una sua idea di mettere la Christmas. Arriva Vamos a la Playa, fuori tempo massimo, sì, è 6 dicembre ed è bellissimo. Vamos a la Playa.